benvenuti benvenuti cari amici siamo ubbi in questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il botone like di iscrivere il canale di iscrivere anche il canale telegram iniziamo subito con questo tweet ok della bellissima crypto wendy perché che cosa ci dice la bella wendy attenzione che bitcoin potrebbe tornare in area 30.000 dollari dal mio punto di vista, ok, la vedo molto difficile questa cosa qua. Però, se ciò succedesse, pensate che cosa potrebbe avvenire sulle altcoin, un vero e proprio bagno di sangue. Andiamo subito a vederci con la collection di bitcoin in questo momento, perché siamo a 46.200 dollari e secondo me rimane aperto il gap area 41 42. Ve lo sto dicendo oramai da tantissimo tempo. Se andiamo a vedere più nel particolare, possiamo vedere come si sta creando qui un trend discendente e piano piano che okay, Bitcoin sembra voler affondare verso i 41-42 mila dollari. Io penso che questo succederà. Naturalmente, se ciò non succedesse, ok, sono felice. Se ciò non avviene, però potrebbe essere un'ottima area di buy. Come vedete, io qui l'ho benché marcata, ok, quest'area. E naturalmente avevamo visto come in settembre e in luglio sarà già venuto, diciamo, questo dump. Quindi attenzione, perché secondo me che cosa potrebbe succedere? Andremo a prenderci 41-42, qui secondo me ci domanda, e super successivamente, ok, ripartiremo. Naturalmente vorrei sapere anche da voi nei commenti che cosa ne pensate. Andiamo a vedere che cosa ci dice, plain, sì, ok, non plain B. Mi dice: Attenzione, potremmo avere questo scenario per marzo 2022. Dai 30.000 ai 45.000 come per giorno scenario. Io spero di no, ok. Penso che, secondo me, a marzo avremo livelli molto più alti. Scenario di mezzo 58.000 86.000, scenario migliore 110.000 165.000. Se andiamo a vedere, ok, eh, l'area alla quale in questo momento ci troviamo. Attenzione perché abbiamo perso l'area gialla, quindi quando perdemo l'area gialla sostanzialmente in luglio, se andiamo a vedere, guardate qua, che cosa era successo? Eravamo entrati quasi in area verde e lì avevamo rischiato il bear market, quindi in questo momento non siamo ancora in bear market, ok non lo rischiamo, però potenzialmente entrassimo sotto i 40% Rischiamo un bel bear market. Quindi, io non condivido assolutamente l'idea di Crypto Wendy che dice potenziamento che 30.000 perché, secondo me, se no è finita. Andiamo a vedere anche cosa sta facendo l'alcool index. Siamo a 43 quindi ha ripreso un po' nella giornata ieri gli altcoin che oggi vanno a perdere nuovamente. Quindi, c'è la paura comunque alto. Perché in questo momento siamo a 25 e quindi il sangue sta scorrendo sostanzialmente nelle strade. E come voi ben ricordate, quando il sangue scorre nelle strade è lì che bisogna comprare. Ok, naturalmente non sono nei consigli finanziari, nei consigli trading, ma questa è la mia idea. Ora, perché Bitcoin potrebbe cagliare ancora? Attenzione, perché c'è un ritardo nella decisione anche da parte della SEC per quanto riguarda Grayscale che vorrebbe dar vita comunque a un ETF su Bitcoin, vedremo se eh, questa notizia dovrebbe essere rinviata a febbraio, ok? Quindi anche questo potrebbe produrre comunque degli effetti, ok, sul prezzo di Bitcoin, però io rimango fortemente fiducioso ok, sul mercato è cripto, perché nel, nel mentre, ok, che c'è paura, che cosa sta facendo Adidas? Adidas ha dato vita ai primi NFT Pensate una bella spesa da 23 milioni di dollari e quindi, come sappiamo già, Nike entrato nel mercato degli NFT dei metaversi, lo stesso lo ha fatto ora anche Adidas. Quindi la domanda che io mi pongo, il mercato degli NFT andrà a crescere? Vediamo che oggi è completamente rosso, però attenzione, sempre di più, sempre più grandi brand, ricordiamo che su Adidas, Nike girano miliardi, quindi secondo me gli NFT sono il futuro. E come noi ben sappiamo proprio all'interno del mercato degli NFT chi governa il mercato degli NFT? Naturalmente Ethereum, quindi attenzione anche a Ethereum per i prossimi mesi perché sta facendo innanzitutto benissimo contro Bitcoin e lo vediamo chiaramente a questo grafico. Ma soprattutto andiamo a guardare anche il valore nominale, ok, di Ethereum che in questo momento è di 3.826 dollari e non sta, ok, dampando, sta tenendo sostanzialmente il prezzo di Bitcoin. Per cui, naturalmente nft e ethereum li sto monitorando fortemente in questo momento ora altra notizia molto importante ok Venic ha deciso di aggiungere al suo portafoglio polygon e avalanche quindi attenzione comunque questo è un grande fondo ok, statunitense e se andiamo a vedere quella che è l'action al momento di matic direi ottima perché in questo momento sta tenendo egregiamente i 2 dollari che più in particolare 2 dollari 13 in aggiunta diciamo della Volta Mai, che dista circa un 30% secondo me Matic ha una prima ripartenza che di Bitcoin andrà a violare quello che è il vecchio Massimo. Stessa azione la sta producendo anche AVAX che dopo questo piccolo dump a 76 dollari qui come vediamo sostanzialmente c'è stata domanda in particolare, vediamo che su queste coin c'è sempre domanda. Quindi attenzione, e vi ricordo anche Terra Luna di cui ne avevo parlato qualche giorno fa, sta veramente tenendo bene. Naturalmente, come sempre, lo sono nei corsi finanziari, nei consigli trading. Andiamo infine a vedere Shiba Inu perché sta perdendo ok. Davvero tanto, siamo a 2880 e perdiamo che i supporti 3.000. Questo potenzialmente può essere un problema. Ora, che cosa vedo su Shiba? Ma l'avevo già tracciato qualche giorno fa. Potenzialmente, possiamo ora andare a 2000. Eh, qui potremmo anche fermarci. Perché è proprio 2000. Guardate qua. Il vecchio supporto, ok, del precedente Old era proprio di 2000. Per cui entriamo all'interno di in quest'area. Ora, Mari molti mi chiederanno: ha senso vendere Shiba? Ha senso fare questo? Secondo me. Se chi crede ora in Shiba va ad acquistare ok questa è la mia idea. naturalmente non si acquista mai come dico sempre quando c'è uno skyrockets ma quando ci sono queste dip se credete effettivamente nel progetto quindi che cosa vorrei vedere fondamentalmente retest dei 2000 successivamente la realizzazione ma di tra i 2000 e i 3600 4000 Secondo me questa action sarebbe veramente ottimale per successivamente andare su, quindi un po' riprodurre quello che era stato il dump da listing di Binance, ok, quindi nel quale avevamo perso addirittura l'85% e nel caso dovesse ripresentarsi, ok, questa forma quindi una perdita dell'85%. Ci porterebbe a 1 e 2 ora io penso che 1 e 2 non sia fattibile in questo momento però secondo me i 2000 okay, come supporto proprio perché l'avevamo già avuto in passato, a questo punto sono più che fattibili. Infine andiamo a vedere Dogecoin, ok? Perché Dogecoin non so se lo ricordate, ne parlo già da tanto tempo e sta lateralizzando all'interno di questa area quindi tra i 0,16 e i 0,34. Quindi in questo momento siamo in zona di supporto. C'era stato il tweet di Elon che è stato successivamente riassorbito, nel quale addirittura avevamo fatto 0,23. Ora c'è stato questo dump, però, se dai miei punti di vista, ok, Dogecoin potrebbe continuare a lateralizzare, quindi potenzialmente fare una questa. Una cosa di questo tipo però attenzione: perché se dovesse ritestare il 0,34, secondo me, potrebbe tornare verso su. Più in particolare, vedremo che se tornerà in più in eh, sia la Shiba Mania che la Dogecoin Mania. Attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io. Se volete una lezione individuale di, di 30 minuti, il costo è di 25 euro e In più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro. Per cui vi ricordo di distruggere il bottone like, di iscrivervi al canale e ci vediamo presto. Yeah.